rieccoci qua. Visto che si sta avvicinando Pasqua e siamo tutti a casa in questo periodo, farò una ricetta che voi ben sapete, che mi riesce veramente bene. Una tradizione napoletana, una bellissima tradizione napoletana, e insomma una cosa, è una bomba come la faccio io, ma veramente buona. Sto parlando lo casatiel, quindi sigla! Vi do le dosi per un chilo di impasto. Farina di tipo 00, 20 g di sale, un cubetto di lievito, pepe nero, 5 g di zucchero, parmigiano grattugiato, olio extravergine d'oliva. Mi stavo dimenticando una cosa. Questo anzogno, cioè la sugna, l'ho strutto. Mettete da parte 70 g di sugna che lo andate a mettere all'interno dell'impasto. Per fare l'impasto io... Per fare l'impasto uso la planetaria, però si può fare tranquillamente pure a mano, eh. Ci vuole un po', leggermente un po' più di tempo, però va la stessa, va benissimo. Allora, iniziamo a buttare un po' di farina. Vai Domi, mi dà una mano mia moglie, qua sta mia moglie. Vai Domi, un po', ma basta, ma non tutto, basta. Aggiungete un po' di acqua. Io ho messo da parte, non ve l'ho detto prima, sono scordato, mezzo litro di acqua, lo tenete preparato. Poi se ce ne vuole un altro poco, ce lo mettete. L'impasto, una cosa che voglio dire, non lo fate troppo morbido, perciò fatelo un po' più duro, perché quando andate a mettere l'anzugna, cose, quindi fidatevi di me. Vi fidate di me? No, quindi fidatevi. Vai Domi, accendi. Mettiamoci il sale, mettiamoci un po' di pepe, andiamo a mettere un po' di olio extravergine, andiamoci a mettere il lievito, mi raccomando, stracciatelo tutto, vai Don, con zucchero. Appena avete fatto girare qualche minuto, andiamo a mettere il parmigiano grattugiato. Wow, perché sto già a vedere qua, l'impasto è bellissimo, è buonissimo. Cioè, questo è meglio di quando l'ho fatto, mi ricordo, 10 anni fa, di più, 12 anni fa, 13 anni fa. L'ho strutto, anzugna, la sugna, ce l'ho buttata dentro. E facciamolo girare per 10 minuti. Ah, ecco qua. Passate 10 minuti, togliamo l'impasto. Fate un panetto. E lo facciamo. Fatelo crescere per un'ora. Metteteci un panno sopra. Mi vogliono mica, là, stanno facendo una festa. Ecco qua. Il tempo che cresce l'impasto, andiamo a preparare gli ingredienti che ci vogliono per questo bellissimo casatiello. Allora, le uova, poi i vari salumi, prosciutto cotto, salame, un po' di pancetta, e poi il provolone piccante, e poi la sugna che ci servirà per imburrare il contenitore. È passato un'ora di lievitazione, andiamo a stendere l'impasto e andiamo a mettere gli ingredienti che fanno sì che il mio casatiello diventa unico. Mettiamoci un po' di farina sotto. Ecco, l'impasto è cresciuto. Ecco qua. Stendete bene l'impasto. Tutto a posto, non è successo niente.
Non potete immaginare, è caduto, cioè è terremoto, mia moglie appena si è mossa. E così mia moglie, così appena si muove non fa sì, i guai, è rimasta sempre la stessa. Allora, stendete bene il pasto. Mettiamoci le uova al centro. Qualcuno dirà, come disse già un'altra volta, why not bomb? È vero, ma volete fare la dieta proprio voi con le Pasqua? Un po' di uova li mettete anche un po' a specchi. Il provolone piccante. E poi lo girate. Ah, piano piano, Tomì, piano piano. Ok, bravissimo, brava. Ti do una mano. Girano piano, girano piano, girano piano, girano piano. Vai, tiralo sopra. Chiudi un po' nei lati qua. Poi ho sciolto un po' di sugna e andiamo un po' a spennellare sopra. E facciamo crescere per un'altra ora. Mettiamoci un panno sopra. A dopo. Appena l'impasto è cresciuto, lo andiamo a mettere nel forno a 220 gradi. Matteo, apri il forno. Abbassa il forno. Prendi questo lato del freddo, non ti preoccupare. Mettila là sopra. Chiudi. Messo il casatello nel forno, fatelo stare per un'ora. Però ogni tanto andate a vedere con un stuzzicadente se è cotto. E voilà! Oh, casatella! Mira! Che ne dite? Vai, Tomì, taglia! Assaggiamo! Allora, se vi dico io che è venuto buono, dice grazie. Ragazzi, fate questa ricetta e poi mi commentate sotto e mi dite tutte le parolacce o le, insomma, quelle che volete voi. Per me è troppo buono. E anche questa ricetta è fatta. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Lasciatemi un commento, mettete un like, pure perché sono Agostino, il boss della cucina napoletana e in questo caso o boss lo casatiello. Alla prossima, forza ragazzi! Devi fare il ciao, ok, non mettere qua la macchina, devi fare forte. Fai vedere, prova. Ok, sali. Vuoi dire casatella napoletano, tortano napoletano, papà. Ok, bravissimo, tira un'altra volta, tira. Casatiello napoletano dal boss della cucina napoletana. Vai.